questo momento, al di là dell'aspetto scientifico, della conoscenza, dell'approfondimento, ha un forte, straordinario messaggio di unione, di solidarietà e di comunità. Per questo vi ringrazio ed è il messaggio più importante che lega questo evento alla quotidianità e al futuro della nostra vita collettiva. Grazie. Adesso il magnifico rettore dell'Università di Teramo e la Camera di Commercio che sono parte integrante del progetto. Certo. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, non posso che unirmi alle parole del sindaco e non mi sovrappongo. Io volevo puntare l'attenzione proprio sulla funzione e l'alto valore dell'orientamento. Orientamento significa conoscere, quindi far conoscere, e attraverso il far conoscere, quindi è anche un inizio di formazione, significa indirizzare allo studio, poi propedeutico al lavoro. La scelta del percorso, sia universitario sia del lavoro, che poi sono strettamente collegate, perché ovviamente le statistiche ci dicono che con una laurea anche triennale le possibilità di lavoro aumentano notevolmente, soprattutto aumentano notevolmente le possibilità di un lavoro più dignitoso. Quindi l'indirizzo è legato alla conoscenza delle opportunità, quindi l'apertura di un centro che poi tra l'altro si colloca in un ambiente, in un ambito che, come diceva giustamente il sindaco, è legato alla solidarietà, quindi è anche un simbolo e un nome che trascina, penso che sia fondamentale. Quindi il mio augurio è che questo centro sia frequentato costantemente e attraverso la conoscenza delle possibilità si torni anche a fare di più comunità. Ma su questo, quindi dall'arrivo di Don Enzo nella nostra comunità, insomma, gli esempi sono tanti e non abbiamo dubbi sulla forza propulsiva di questo messaggio. Quindi grazie ancora a tutti gli artefici di questa iniziativa e in particolare a Don Enzo, che è uno stimolo quotidiano per fare di più. Grazie. Prima di la parola al Presidente del Cambio di Commercio, c'è anche l'ufficio scolastico regionale che ringraziamo davvero per la collaborazione, perché l'orientamento è soprattutto per i giovani. Allora la parola alla delegata dell'ufficio regionale scolastico. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Noi siamo qui insieme alla signora Esposito a rappresentare l'ufficio scolastico. Porto i saluti della dirigente Maria Cristina De Nicola, che per gli impegni che si sovrappongono non può essere qui oggi. Ci preme ringraziare soprattutto Sua Eccellenza Monsignor Leuzzi, che già un anno fa con determinazione e tenacia ha voluto istituire un tavolo chiamato l'Osservatorio della Città, dove ha riunito all'interno di questo tavolo un insieme di professionalità, di stakeholder del territorio teramano, e questo tavolo ha proprio una funzione, quella di raggiungere un obiettivo di accompagnamento e di supporto per tutti i giovani teramani, per gli studenti, per i giovani che sono nella città di Teramo. Quindi l'apertura di questo sportello ha raggiunto pienamente questa finalità, perché vuole supportare e accompagnare i giovani in quello che è il processo della scelta, un processo che deve coadiuarsi e che deve sintonizzarsi con tante variabili, la variabile delle attitudini, degli interessi che hanno i giovani. E questo quindi l'obiettivo che intendiamo raggiungere con l'apertura di questo sportello. Grazie a tutti e buon lavoro, appena iniziamo. Per tutto. Figura il Presidente della Camera di Commercio. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Eccellenza. Porto il saluto della Camera, la Camera in questo caso per l'apertura di questo sportello è stata parte attiva. Avremo giorni importanti, soprattutto nell'incontro con i giovani, per orientarli non solo per quanto riguarda gli indirizzi scolastici universitari, ma anche per quanto riguarda
l'eventuale disponibilità a diventare imprenditore. Questa è una provincia molto dinamica, molto attiva. La provincia di Teramo è una delle province più importanti a livello regionale e la Camera di Commercio in questo progetto metterà a disposizione persone qualificate proprio per orientare i giovani che hanno voglia di cimentarsi a fare impresa, a fare gli imprenditori, piccolo, medio, grande che sia. Per cui grazie per averci dato questa opportunità e un plauso di nuovo a Sua Eccellenza che con la sua presenza a poco tempo ha dato dinamicità a tante cose e l'apertura di questo sportello è un esempio significativo per dare una risposta soprattutto ai giovani, ai nostri giovani che purtroppo sono, vivono un momento difficile. Grazie di nuovo e buon lavoro e speriamo che sia fruttuoso questa apertura di questo sportello. Grazie.